si è bruciato. Voilà, ciao ragazzi. Adesso è mattina, sono le 7:30. Questa mattina andiamo a fare la farina. Infatti, se avete visto lo scorso video, appunto, grazie al Centauro 70 abbiamo caricato il mais all'interno del carro. Prima di partire però volevo ringraziare tutti gli iscritti al canale e, dato che non posso nominarvi tutti, nomino questi 5. Ecco qui, questo è il carro pieno di mais. Adesso vado a prendere la pala per spostare il fieno all'interno della stalla. Adesso il padre viene a caricare questa farina qui, perché appunto è quella che abbiamo fatto circa un mese fa, e quindi viene a caricarla con la pala di suo cugino, e dopo che avremo fatto la nuova farina gli butteremo davanti questa in modo da consumarla per prima, ecco. Questo invece è il mangime che alla fine mescoleremo insieme alla nuova farina. Ok, farina caricata, qua è quasi tutto pronto e fra un po' si parte a macinare. Allora, avrei preso anche delle cuffie antirumore che però devono ancora arrivare. Le ho prese con Amazon, quindi probabilmente stamattina non potremo utilizzarle, però dalla prossima volta invece sì. Comunque ve le farò vedere, insomma, più avanti sul canale se vi possono interessare. Allora, adesso devo portare indietro l'Antares per attaccarlo al mulino. Se lo lascio acceso che si scalda meglio, sta ben bello caldo il motore quando lavori lì. Prima di partire diamo un'ingrassata al mulino. Allora, mi sa che il padre non è riuscito a ingrassarlo correttamente perché ha portato un po' in fuori il compressore. Adesso dovrà attaccare il Centauro 70, penso. Sa che è stato lasciato il rubinetto aperto e quindi non ha più pressione. Ok, posizionata, qui in pratica entra il mais, da qui invece esce la farina. Deve essere giusto giusto. Vieni, vieni, va bene così. Aspetta, ehi, leggermente più in là, poco poco, ma poco! Stop, basta. Il carro si sta alzando adesso. Basta alzarlo. Se no viene fuori da sopra. Bene, si attacca la corrente e dopo siamo pronti a partire. Adesso accende. Bene, adesso acceso il mulino. Devo alzare la voce perché c'è un po' di casino. Allora ragazzi, adesso metto la pala là sotto. Ok, pala posizionata. Poi ogni volta che la pala sarà piena la porteremo qua. Al mangime. E il padre vuota la prima palata. Il coso, era qua. Sei sopra con la ruota, Ok, adesso ce n'è di lavoro da fare. Allora, man mano che si riempie la pala, io sposto la farina un po' più. Con la farina. Quinta. Sesta.
siete sfatto il cuscinetto. Allora ragazzi, avevamo quasi finito, guardate. Però c'è stato un problema al mulino. In pratica si è distrutto un cuscinetto. E purtroppo diciamo non riusciamo a finire. Bon, ci vediamo dopo quando capiamo cosa fare. Allora, intanto sistemiamo questa farina qua. Poi proviamo a smontare un po' lì e vedere se si riesce a sistemare. Ok, ho raccolto il più grosso. Adesso andiamo a vedere il padre se è riuscito a fare qualcosa oppure no. Allora, si riesce. Ma i pezzi di ricambio devi andare a comprarli, eh? Sì. Allora, niente ragazzi, questo è il mais che c'è rimasto da macinare. Purtroppo appunto il mulino si è rotto. Abbiamo dovuto smontarlo e un pezzo adesso il padre è andato a portarlo in un centro di riparazione qui vicino. Vi farò sapere se siamo riusciti a sistemarlo e poi anche macinare l'ultima parte di mais. Quindi per adesso è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale. E noi ci vediamo alla prossima puntata.